Abbiamo fatto una riunione già 20 giorni fa, abbiamo discusso, c'era Casini, Mastella e stavo insieme pure con Renzi, abbiamo discusso perché c'è la volontà di creare questa come si dice, Margherita 4.0, come si suol dire. Dopo l'Abruzzo c'è la Basilicata e poi ci sono le europee e gli schieramenti si preparano. Per il centrosinistra pugliese vuol dire provare a portare Antonio De Caro a Bruxelles, tutt'altro che una passeggiata, visto che la vicina Campania è pronta a schierare pezzi da 90 come l'uscente Pina Picerno e il collega di partito Sandro Ruotolo, nonostante il governatore dell'Emilia Stefano Bonaccini abbia rivendicato qualche giorno fa amministratori di provata esperienza in quota la sua corrente Energia Popolare. Il centrodestra non ha ancora scoperto le carte, ma da Fratelli d'Italia si danno in rampa di lancio i regionali Michele Picaro e Francesco Ventola, senza contare che dal parlamentino potrebbe provare a spiccare il volo anche l'assessore al personale Gianni Stea, magari sotto le insegne centriste del progetto al quale lavorano Matteo Renzi e Clemente Mastella, senza però alcun cambio di casacca imminente. Mi sono preso 2 settimane di tempo per decidere, perché sarei già sceso in campo. Il mio problema reale è l'azienda, l'esportazione, e ci sono tutte le cose che stanno alle spalle, che non si vedono, ma che sono molto importanti.